In una afosa giornata di giugno, io e mia madre decidemmo di far visita a Giancarlo Puglisi a Milano. Ma io non sopporto alzarmi presto la mattina e non vedevo continuamente l'ora. Dov'è? Di arrivare. Oh. Ma finalmente eccoci arrivati alla stazione di Milano Centrale. Una visitina al Duomo. Ciao, Giancarlo. Un bacione. E scusa, giovedì. Ce l'hai in aperto, un bacione. Non lo vanno da mai. E perché, povero Giancarlo? E ora un po' di ginnastica nel parco. Che male, porca miseria! Buonasera! Senta, commendatore, vorrei che ci vedessimo uno di questi giorni. Siccome ho bisogno di disponibilità, può controllare un attimo l'agenda? Dai, facciamo una bella scena. Okay. Prenda l'agenda, gioco. Biglia! Mi scanta. Che ande di camera, caro Giancarlo! Che ande di camera, ma è che me ne mai avuto? Sorridi, sorridi, sei spento di camera. E qui che ande di camera. Poi andammo a trovare Roberto e Graziella, che ci avevano invitato a cena. Eccoci arrivati. Che bel posto, cavolo. Vedevo che non c'è che siete state qua dentro, fa caldo, in forma accesa. Sempre così. Prima di sederci a tavola, montammo il tavolo da ping pong. Io non ho mai capito che cacchio c'era un po'. Ed eccoci alla cena. Smigliati, eh! Io sono il padre familias! Ma tu hai dormito e noi abbiamo preparato! Ma che padre familias, tu sei un pannullone! Mi pare che lavori con l'aria condizionata. Anzi, non fai niente con l'aria condizionata. Noi una volta c'è più rispetto che... pure mi tocca uno. Le case famiglia. È vero. Soprattutto quelle con i baffi. Vabbè, cosa? Mi sono ubriacata, stai imbattendo un cavo. Poco. Perché ho bevuto birra. Un quadro. Ma non hai bevuto. No, a zero. Però ti provo drammatico. Indietro a zero. Ah, grande chiusura! Dai, adesso andiamoci a rivedere, su. Alla fine. No, mettiamo a posto però, dai. Ah, certo. Dai. L'indomani mattina ritornammo a Treviso. Dato che avevamo impegni quel giorno, per arrivare prima anche questa volta partimmo all'alba.